Ciao a tutti e benvenuti per questa nuova ricetta di oggi. Preparerò dei bocconcini morbidi di pan brioche. Perfetti per colazione e merenda, si possono accompagnare con creme spalmabili e confetture del vostro gusto preferito. Ma passiamo subito alla preparazione. In una ciotola verso la farina, circa 230 g. Aggiungo 50 g di fecola di patate, 120 g di zucchero, una busta di vanillina con la buccia grattugiata di un limone non trattato. Successivamente è il turno di 10 g di sale e di 7 g di lievito di birra disidratato. Per questa ricetta utilizzo 30 ml di olio di semi, incomincio a versarne la metà. Il prossimo ingrediente è il latte, 280 ml. A questo punto incomincio ad impastare il tutto. Poi aggiungo un po' alla volta 220 g di farina. Mescolo e prima di passare l'impasto sul piano per prepararlo, verso il restante quantitativo di olio di semi e lo lavoro ancora. Quando l'olio viene assorbito dall'impasto, metto quest'ultimo sul piano e lo lavoro. Poi lo rimetto in una ciotola e lo lascio lievitare per 2 ore. Trascorso il tempo, incomincio a fare con l'impasto delle palline di circa 20 grammi. Le lascio lievitare ancora per 20 minuti. Le bagno con del latte per poi infornarle a 150 gradi per 30 minuti, forno ventilato. A metà cottura spennello un uovo sulla superficie dei bocconcini, poi verso a pioggia dello zucchero. Faccio terminare la cottura e voilà, i bocconcini di pan brioche sono pronti per essere gustati. Morbidosi e molto buoni se intinti nel latte per la prima colazione. Grazie per la visione, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere la notifica dei video quando saranno pubblicati. Un ciao a tutti da Alessandra e dalla cucina di Soleil. Solo buone ricette, solo buone notizie.